Ciao Tiziana e bentornato a tutto il popolo di Country Live, a questa nuova puntata dell'Ottava Freccia. Allora, anche oggi volevo portarvi con me attraverso una riflessione. Abbiamo parlato molto delle popolazioni nativoamericane, da diverse prospettive. Oggi vorrei appunto farvi riflettere su un qualcosa che a volte si dà per scontato parlando di popolazioni native, ma di cui a volte si parla poco esplicitamente. Noi diciamo dobbiamo imparare dalle popolazioni native americane cosa? Per esempio, partendo da uno spunto prettamente sociale, potremmo dire che le popolazioni native americane hanno messo al centro della loro società, al centro della loro attività e della stima del popolo, due categorie che tutto sommato per la nostra società moderna sono considerate quasi una non risorsa, a volte quasi un peso, qualcosa di non valorizzato. La prima di queste categorie è la categoria degli anziani. La parola vecchio nell'abitudine della nostra quotidianità ha quasi un'accezione, non dico negativa, dispregiativa, ma viene vissuta in maniera quasi un po' offensiva, no? Viceversa, nella cultura nativa era qualcosa assolutamente di cui essere orgogliosi, di cui fregiarsi in qualche modo. Non so se vi ricordate, a diverse puntate fa abbiamo parlato dei sette maestri, le sette frecce, cioè i sette maestri che ci conducono attraverso la ruota di medicina, e ben due di questi erano, io l'ho tradotto, l'anziano e l'anziana, l'old man, l'old woman, e loro l'avrebbero facilmente tradotto il vecchio e la vecchia. L'old era una parola veramente di cui essere assolutamente orgogliosi. Vi faccio capire quello che sto intendendo con queste pochissime parole di Black Elk, che probabilmente avrete già sentito nominare, un Oglala Lakota. Lui diceva: guarda gli anziani, sono degni della vecchiaia. Pensate a questa parola che già significa tutto, degni, cioè la vecchiaia è un qualcosa di cui dover essere all'altezza, un qualcosa da conquistare, un qualcosa in qualche modo di cui appunto fregiarsi, quasi una medaglia al valore della propria vita. Infatti dice, hanno visto i loro giorni, si sono messi alla prova, con l'aiuto del grande spirito, hanno ottenuto un'anzianità matura. Cioè, questo frutto maturo della vita è proprio l'anzianità. Tutti gli elementi della vita sono maturati in quello che è appunto la saggezza e la completezza dell'anzianità. Che poi, purtroppo, possiamo dire, matura di nuovo e arriva a quello che è uno dei tabù della nostra società, che è appunto la morte. Ma non era un tabù nella cultura nativa americana, tutt'altro, loro dicono, si sa, i Crow è una massima abbastanza comune, dicono la morte è spesso più rispettabile della vecchiaia, ma spesso e volentieri si preferisce la vecchiaia alla morte. Una massima abbastanza, poi non è così proprio lontana dai versi di ungarettiana memoria, quando dice la morte si sconta vivendo, no? Cioè alla fine forse non siamo proprio neanche così lontani, però noi non siamo abituati a vederla in quest'ottica. Noi siamo abituati in qualche modo a pensare alla vecchiaia come un qualcosa di negativo che va verso il declino e alla morte come la cesura totale, cosa che assolutamente per gli indiani d'America non era così. Al contrario, tante volte io l'ho anche accennata a questa cosa, loro credevano ci fosse una continuità totale tra spirito e vita. Addirittura loro credono che quando credevano, o comunque simbolicamente dicevano che quando il sole tramontava nel nostro mondo, sorgeva nel mondo dei morti, e quindi questa continuità totale faceva sì che la morte facesse in qualche modo parte della vita. La seconda categoria che in qualche modo è stata molto valorizzata dalle culture, da molte culture native americane, non parlo di tutte le popolazioni, ma tante popolazioni, è quella delle donne. Tantissime popolazioni, tantissime tribù native americane sono sostanzialmente matriarcali, perché tutto ciò che dà vita è femminile e questa è una massima che accompagna la loro filosofia, la loro spiritualità. La donna è in qualche modo espressione della fertilità, è espressione della madre terra. Anche in questo caso vi leggo proprio pochissimi versi di Patrizia Nei Boschi che vengono appunto dedicati alle nostre donne, quindi alle donne native. Dice: sono le donne che ci danno la vita, esse sono più legate alla madre terra. Noi rivolgiamo a voi, donne, il nostro pensiero. A voi che crescete i nostri figli secondo le usanze e le lingue che sono nostre.
A voi che mantenete le nostre nazioni sul cammino della vita. A voi che conservate purezza nell'azione e nel sentimento. Donne, rimanete con determinazione come siete, affinché le nostre nazioni possano continuare ad esistere. Quindi noi in una società in cui si chiede alla donna di cambiare continuamente per essere più simile all'uomo, per mantenere le proprie caratteristiche, ma in qualche modo anche adattarle a quelle che sono le esigenze moderne, loro invece dicono restate come siete. Perché voi donne siete quelle che consentite di perpetuare il senso stesso della nostra nazione. Quindi il valore appunto della donna, della femminilità, era sicuramente messo veramente al centro. Dovremmo pensarci un pochettino anche oggi, quando tutto sommato se ne sentono un po' di tutti i colori e le donne sono spesso e volentieri in qualche modo vittime di situazioni sgradevoli, e la cosa che si vede anche mediaticamente è che in qualche modo devono essere le vittime a provare quasi quasi la propria innocenza, anziché il carnefice a provare appunto la propria di innocenza. Quindi, anziani, donne, tante volte abbiamo parlato della natura, quindi degli animali, tutte categorie molto sacrificate nella nostra società, tutte categorie centrali in quella che è la cultura nativo-americana. Noi siamo in pieno avvento, tra poco sarà Natale, si dice che il Natale è la festa dei bambini, è vero, però magari prestiamo anche un pochino di attenzione a questi altri gruppi di persone. Magari lasciamo anche una carezza a un anziano, magari invece che soltanto un bambino, cosa dite? Io vi saluto, vi mando un abbraccio grandissimo, ci vediamo la settimana prossima e un bacione a tutti quanti.